Perché la sofferenza non è, come dicono poi certe tradizioni, non tutte, però insomma alcune religioni dicono l'uomo deve soffrire, la vita deve essere sofferenza, lo stesso Schopenhauer era molto pessimistico in certi aspetti del buddismo, ma in realtà non è così. Cioè in realtà la cultura del Vedanta autentica, lo Bhagavad Gita, l'Upanishad, dicono che il dolore non è necessario, non è obbligatorio. Il dolore è un effetto dell'ignoranza. Se tu hai la conoscenza non devi soffrire. Soffri perché non hai la conoscenza. Allora in quel caso ci vuole il dolore per svegliarti. Ma se tu hai capito, è un po' come a scuola, no? Ti vieni bocciato se non hai capito. Non è che è obbligatorio essere bocciati e fare i ripetenti. Non è obbligatorio affatto. Quindi la questione è questa. E poi c'è anche un'altra cosa che uno può anche capire l'uomo della strada. Cioè quando, diciamo, poi lo vedremo meglio quando parleremo del tempo, quando una persona è felice. No? Quando noi abbiamo dei sprazzi di gioia, di felicità, se ci fate caso, il tempo non lo, è come se si annullasse, no? Il tempo non lo percepiamo più. Invece quando c'è sofferenza mentale o fisica, il tempo diventa molto pesante, non passa mai. Cioè una persona depressa, 5 minuti sono un'eternità, oppure se vai dal dentista. Invece in una festa, quando, già basta un po' di felicità, ma più la gioia è elevata e più il tempo si sgretola, si dissolve. Questo lo vedremo perché la fisica, ma lo dicevano già i filosofi, il tempo è un'illusione. Il tempo non è la realtà. Quindi cos'è veramente reale? La gioia o il dolore? Il dolore è legato all'illusione del tempo, anzi il tempo diventa ancora, l'illusione diventa ancora più pesante nel dolore. Quindi in realtà la vera realtà è nella gioia, perché è lì che il tempo si dissolve. Quindi se si dissolve vuol dire che noi stiamo più vicini a ciò che è reale, e ciò che è reale è la gioia. In sanscrito ananda o estasi. Che è la gioia massima. Questo arriveremo punto per punto. Lo dico per anticipazione, perché così capiamo, no, lo scopo del viaggio che voglio fare, sempre sinteticamente. Quindi vediamo un po' questo Leibniz che cosa ha detto. Oh, questi universi paralleli. Perché ha tirato fuori questa cosa? È un po', un mito, io l'ho chiamato nel mio saggio un mito cabalistico, perché poi in realtà anche questa cosa la dice già la cabala ebraica. In pratica Leibniz si è trovato di fronte a un problema, ha detto, ok, va bene, c'è Dio, ci siamo noi, le anime, ma se Dio è onnisciente, no? Sapete, no? Le religioni dicono Dio è onnisciente, se non è onnisciente è uno sfigato, cioè io non so cosa mi succede domani, a meno che non ho capacità straordinarie, ma Dio deve sapere tutto, quindi deve sapere tutto di tutti, quello che mi succederà tra 2 secondi, tra 10 anni, ma se lui lo sa già, dov'è il mio libero arbitrio? No? Se lui sa già quello che io, che film vado a vedere domani sera, dov'è il mio libero arbitrio? Questo è un problema filosofico. E tutti i grandi filosofi l'hanno affrontato. Oggi con la fisica quantistica si può dare una bella risposta, ma Leibniz l'aveva già anticipata. L'aveva già anticipata. Cioè la risposta che lui ha dato è questa. Cioè nella mente di Dio ci sono infiniti universi, infiniti mondi potenziali, no? Dove ci sono anche infiniti me, o infiniti voi, che fanno, che vivono tutte le vite possibili. Che ne so, mi trovo a un bivio, facciamo un esempio proprio classico, io devo andare a Roma, ci posso andare con 2 strade, no? O faccio quella strada o faccio un'altra. Arrivo comunque a Roma oppure no. Allora, no? Se io vado a destra, c'è una realtà, si biforca come la strada, no? Se vado a sinistra, c'è un'altra mia vita, perché ovviamente se faccio quella strada mi può capitare un incidente, nell'altra strada no, a meno che non sono proprio sfigato che ho gli incidenti in qualsiasi strada, però caspita. Capite? Dio nella sua mente ha tutte le potenzialità, ok? Ecco perché lui prevede tutto. E così diciamo è riuscito a salvare questa cosa. Ecco perché Leibniz propose questi universi paralleli, questi mondi potenziali. Per riuscire a risolvere la questione del libero arbitrio. Cioè così io posso scegliere e Dio sa già però, perché lui vede tutto, quindi vede tutte le scelte possibili mie, e quindi questa è stata la genialità di Leibniz. Però questo dal punto di vista pratico a noi cosa dice? Dice una cosa molto interessante, perché poi questa cosa che può sembrare astratta in Leibniz, un fisico degli anni 50, Hugh Everett, 1957, con la fisica quantistica propose la stessa cosa. Cioè, un fisico disse sì, Leibniz ha ragione. No, magari non l'aveva nemmeno letto, però disse la stessa cosa di Leibniz secoli dopo. E oggi ci sono fisici, non solo fisici, che riprendono questo discorso di Leibniz. Cioè dicono addirittura ogni istante ci può essere questa biforcazione. Cioè ad ogni istante noi possiamo decidere
un quale universo potenziale o dimensione o mondo potenziale alternativo, che nella mente dell'assoluto, dell'infinito, di Dio, chiamatelo come volete, no? Questa infinita potenzialità già esiste. Già esiste, però siamo noi ad ogni istante con cosa? Con la scelta a decidere dove andare. Quindi questo è un punto fondamentale che Everett, ripeto, un fisico, ripropose con Leibniz. Però per capire bene questo discorso tra scelta e universi paralleli, dobbiamo anche un attimo chiarire chi siamo noi realmente, cioè capire la differenza tra queste linee, tra queste dimensioni che sono materiali, che hanno a che fare con un'energia materiale, che in sanscrito si chiama Maya, e vedremo non a caso Maya Shakti, questa lingua incredibile che è il sanscrito, che ci fa capire molte cose, e poi se volete lo approfondiamo, e la differenza tra questa energia e ciò che siamo noi, perché se non capiamo questa differenza non riusciamo a comprendere realmente come fare il cambiamento. E questa cosa è straordinaria, perché Leibniz aveva detto la stessa cosa che poi noi troviamo nello yoga. Incredibile. E sì, parla di anima Leibniz, perché comunque lui appartiene alla tradizione cristiana, anche se era un cristiano protestante, no, del nord Europa, però lui paragona l'anima a una monade. Infatti qui ho scritto la parola monade, infatti una delle sue opere più importanti, se volete leggere Leibniz, è la Monadologia. È un testo breve, Leibniz era molto, molto moderno, cioè aveva capito che le persone dovevano leggere cose brevi, non potevi fare libri di centinaia di pagine di filosofia. La Monadologia sono poche pagine, però c'è un succo incredibile. Sono quasi dei sutra, degli aforismi, ogni riga, ogni frase, boom, è illuminante. E uno di questi lui spiega, no, che cos'è la monade, che siamo noi. Cioè noi siamo monadi, dice Leibniz, cioè jiva in sanscrito. Che cos'è la jiva? Perché li metto sullo stesso piano? Perché esattamente sono identiche. Cioè la monade, dice Leibniz, è un punto, è una scintilla, così capiamo meglio, è di energia. Avete presente le scintille quando c'è un fuoco, no? Le scintille del fuoco. Ecco, l'anima, quindi non il corpo, ciò che noi siamo è una scintilla di energia. Questa scintilla di energia lui la chiamava monade, per la tradizione europea, occidentale, e questa monade come è fatta? Io qui ho fatto un ingrandimento, immaginiamo ovviamente una metafora di ingrandire questo punto, ma in realtà è un punto metafisico, non è fatto di materia, è pura energia, non materiale, non fatta di atomi. Se lo ingrandiamo, come ho fatto qui, immaginiamo che è una sfera, e questa monade ha dentro di sé ripiegato l'intero universo, tutto quello che accade nel passato è accaduto, tutto quello che sta accadendo adesso, tutto quello che accadrà nel futuro è dentro ogni monade, questo dice Leibniz. Questo è incredibile, è veramente straordinario. Quindi uno potrebbe pensare, beh allora ognuno di noi è Dio, siamo onniscienti. No, c'è un piccolo dettaglio, diceva il caro Leibniz, perché noi siamo consapevoli della nostra stessa, di quello che c'è dentro questa scintilla che noi siamo, solo di un pezzettino qui, no? Questo pezzettino chiaro, tutto il resto è scuro. Vi ricorda qualcosa questa cosa? Il famoso inconscio che poi scoprirà Freud. Nietzsche l'aveva detto, no? In realtà già è stato Leibniz a capire che la gran parte della nostra mente, poi l'anima, e poi la mente è solo un riflesso della coscienza, è inconscia. Cioè noi non sappiamo quello che abbiamo dentro di noi. Tutte queste dimensioni, tutto quello che noi in realtà lo sapremmo già ad ogni scelta cosa ci potrebbe accadere. Ma siccome c'è l'inconscio, facciamo la scelta, però poi ci pentiamo. Quante volte noi facciamo la scelta e diciamo, però forse se lo avessi saputo avrei preso la strada a destra invece che quella a sinistra. Quindi perché c'è questo inconscio? Perché ogni monade è limitata. Questo è il problema, adesso lo vedremo meglio, perché poi nella New Age loro pompano molto su questo fatto, no, ma tu puoi, no, l'illusione che tu puoi diventare una monade completamente chiara, e su questo poi ci arriveremo, no? Cosiddetti l'illuminazione, diventare come un Buddha, come Gesù. Beh, sì e no, su questo poi vedremo, ma di fatto, no, diciamo, forse è così, ma noi dobbiamo basarci sulla nostra reale condizione. Al momento noi siamo la monade normale, dove lo 0,01% noi siamo consapevoli. Però dentro di noi c'è tutto, tutto il passato, di tutto quello che sta accadendo anche degli altri. No? Se uno va in India da grandi yogi, ce n'era uno grandissimo, lui ti diceva tutto della tua vita passata, del futuro, di qualsiasi persona, si chiamano Siddhi.
No? Con lo yoga tu puoi raggiungere queste capacità e questa persona sconvolgeva tutte e tutti perché sembrava essere onnisciente. E lui diceva: no, io sono semplicemente collegato con, no, appunto, con la coscienza divina e quindi anche tu potresti farlo. Però c'è questo problemino qui dell'inconscio. Ecco come si collega l'Oriente e l'Occidente, perché in Oriente si chiama Jiva. La Jiva che cos'è? Le Upanishad dicono Jivatma. Poi c'è il Paramatma, che è un'altra cosa che vedremo, ma Jivatma è sempre questa scintilla di energia. L'anima è un punto di energia. È un punto di energia, anche nella Bhagavad Gita. Krishna dice: noi siamo eterni, tu sei un'energia diversa dal corpo. Quando il corpo muore, questa scintilla va in un altro corpo, la reincarnazione. E si porta con sé anche le memorie che però restano nell'inconscio. Questo è il problema. Il passato noi lo sappiamo di tutte le vite, poi se volete ne parliamo, anche di come percepire questo passato, presente e futuro, che noi percepiamo in questo modo proprio perché la nostra consapevolezza è limitata, perché se noi non fossimo allo 0,01%, noi percepiremmo anche il tempo in modo molto diverso. Questo poi sarebbe interessante approfondirlo. Quindi anche qui, Jiva e Monade sono la stessa cosa. E la Jiva è una scintilla divina, è un'energia divina, cioè l'assoluto è questa energia all'infinito, noi siamo un pezzettino infinitesimale. Quindi qualitativamente noi siamo come Dio, questo dicono, no? Brahma Sutra, i Purana, tutte le Upanishad, tutta quella tradizione lì, ma anche nell'esoterismo filosofico dice la stessa cosa, Pitagora, Leibniz dicono la stessa cosa. Leibniz dice: Dio che cos'è? Dio è la monade assoluta, è una monade anche lui, però totalmente chiara, per forza, la sua consapevolezza è assoluta, no? Se no non saprebbe tutti i vari mondi possibili. Noi che non li sappiamo, la nostra scelta è molto limitata. Quindi la domanda è: questa Jiva, questa monade, può aumentare la propria consapevolezza? La risposta è sì, se no non avrebbe senso la filosofia stessa e quindi non ci sarebbe scampo. Veramente, come certe religioni, ci rassegniamo, dobbiamo soffrire, poi c'è la morte. No, la morte non riguarda noi in realtà, perché noi siamo la Jiva, siamo la monade, energia che non è energia materiale. L'energia materiale è materia, Maya. Maya vuol dire, ha molti significati in sanscrito, ci sono tante traduzioni. Io amo molto quella di illusione, che non vuol dire che non esiste, perché è un'energia. Però è un'energia come il film. Anche il film comunque ha una sua relativa realtà. Però è un film, nessuno va al cinema e poi pensa quello è morto veramente. No, quello è un film. Tu l'hai visto, però in realtà è stata tutta una messa in scena. La materia è una messa in scena. E le Jive che cosa fanno? No? Prendono un corpo, ma anche questa è un'illusione, perché, ripeto, questa energia col corpo non c'entra nulla. Molti testi vedici, ma anche Platone, anche Pitagora, perché l'hanno appreso dall'Oriente, è come un sogno. Cioè, questa scintilla sta sognando, sta dormendo, e quindi in questo sogno si lega a un corpo, che poi si lega a una materia. E quindi inizia questo viaggio con le varie dimensioni.